Il veleno nella coda di una partita complicatissima per i biancorossi. Diciamolo con chiarezza, non il solito Teramo assai prevedibile nella manovra, forse anche un po' stanca la squadra di Vivarini che gioca con gli stessi effettivi da tanto tempo. Il merito va naturalmente ascritto alla SPAL che chiude tutte le traiettorie di passaggio, linee strette tra centrocampo e difesa, poca gloria per gli attaccanti, pari di rigore. Donnarumma sblocca dalla dischetto al 28esimo della ripresa, Fioretti gela il Bonolis in pieno recupero, malgrado la prova tutt'altro che brillante, e questo il rammarico più grande. Al telefono il presidente Luciano Campitelli. Il veleno nella coda, potremmo dire così. Ma è una partita che loro sono venuti per difendersi, non ci hanno fatto giocare, volevano il punto, alla fine lo hanno anche avuto, ma credo anche, diciamo, meritatamente. Forse abbiamo regalato un attimino qualcosa nel primo tempo. Forse è sembrata la sua squadra, presidente, un po' appannata, ma è anche comprensibile in alcuni uomini chiave. Sicuramente un attimino appannata, sono uomini che hanno tirato la carretta dall'inizio del campionato, oggi ha debuttato anche Milicevic, sfortunato protagonista proprio in occasione del rigore. Ci poteva, forse doveva accompagnare un attimino, però magari è entrato anche a freddo in quel momento, non insomma, è quello non era il facile, problema, no? Sicuramente, sì. Però noi dobbiamo adesso puntare, certo, a vincere domenica, perché per noi domenica diventa la vittoria indispensabile. La partita, squadre schierate a specchio nel 3-5-2 del Teramo, si rivede dal primo minuto. Di Paolo Antonio, Di Matteo torna così a presidiare la fascia sinistra, nella spalla Togni e Fioretti cominciano dalla panchina, davanti il tandem Zigoni-Rovini. Sul piano tattico estensi impeccabili, vita dura per gli attaccanti anche e soprattutto a causa di una manovra sotto ritmo. La SPAL prova ad insidiare la porta di Tonti con Rovini al 22esimo e Di Quinzio alla mezz'ora, primo tentativo del Teramo al 41esimo, spunto di Di Matteo, invito in mezzo al volo di Paolo Antonio, non c'entra il bersaglio. Cambia di poco l'inerzia nel secondo tempo, brivido al minuto 24, svarione difensivo con partecipazione tra Caidi e Tonti, porta sguarnita, tap-in di Zigoni senza per fortuna la necessaria potenza, bravissimo Perrotta ad evitare il peggio. In precedenza di Paolo Antonio surrogato da Petrella, una sorta di 3-4-3 col neo entrato a sostegno della prima linea biancorossa. Trascorrono soltanto 4 minuti, cross di Caidi, Di Quinzio sbaglia il controllo e commette fallo su Stefano Amadio, rigore ineccepibile, nessun dubbio per Colarossi di Roma 2, glaciale dal dischetto Alfredo Donnarumma, 14esimo sigillo in campionato, Rede Bomber del girone insieme con Arma del Pisa e Cellini della Carrarese, prossima avversaria, sembra fatta ma così non è, 91esimo, ingenuità di Milicevic in campo da un paio di minuti all'esordio in maglia biancorossa, il croato invece di accompagnare il movimento di Finotto aggancia il piede sinistro dello stesso attaccante ospite circondato da almeno 3 difensori, anche in questo caso nessuna esitazione di Colarossi di Roma 2 che indica il dischetto dal quale il neo entrato Fioretti riequilibra le sorti del match. L'ultimo sussulto, 92esimo, destro di Gianluca Lapadula, di Oliente al lato, finisce 1-1, un mare di rimpianti ma in fin dei conti è giusto così. Sono 2 punti persi, secondo lei, presidente? Sì, sono 2 punti persi, però ci stanno nell'arco di un campionato, sicuramente ci sta. Per me questa oggi è stata come una sconfitta. C'è comunque da dire che il Teramo, presidente, allunga la serie utile, non perde da più di 4 mesi, sono 17 i risultati consecutivi. Insomma, mi pare giusto da sottolineare, no? Sicuramente, però oggi abbiamo creato poco e questo è come una coperta. Molte volte sei bravo per una cosa, poi sei sterile per l'altro. Bisogna ritrovare il giusto equilibrio.